Siamo arrivati. Queste sono le case abbandonate della zona di Cagliari. Penso che sia un posto abbandonato. Stiamo di degli anni 60, penso che sia questo. Molto bello. Non è tempo di vita se collabora con te. Che mistero, guardate! Sono tutti così, tutti la famiglia di piccioni! Ciao piccioni, come va? Tutto bene? Oh, ciao Indio, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, dove stai andando? Io qui ci vengo per cagare! Ah, per cagare? Ma perché? È un po' abbandonata, da tanti anni! Ah, capisco. È un posto idee per sperimentare? Sì, certo, vai Andrew! Grazie, ciao! Ciao! Chi c'è? Posso? Posso entrare?
No, è sicuro, è sicuro. Se si sente un rumore forte nel pavimento, significa che potrebbe essere rischioso, che potrebbe crollare. E quindi questi sono i pavimenti degli anni 80. Ah, che bello un water, mi sto proprio pisciando. Che figo qua. Il cesso! Un bagno mangiato su. Se qualcuno ha vomitato uno zombo. Cos'è uno zombo? Come dice Matteo. Lo zombo. È un dialetto che usano in. Ad Ancona. Axel! Axel. Forse qualche demone. Il demone Axel. Dove ne sto? In serio. Guarda, misterioso. Incredibile. Che sporco, che porcine. Adesso anche. Anche nel posto dove c'è l'astro degli ospedali, tutto abbandonato. Che porcine. Guardate, la scala di Reagan, dell'esorcista. Non ci posso credere. Che brutto. Che sporcizia. E lì c'è anche una specie di. Come si chiama quella cosa? Dove fanno gli addominali. Ecco, la panca. La panca per gli. Sopra la panca, la capra. Canta. Sotto la panca. La capra crepa. No, le canne. No, le canne, la gente che fuma le canne. Drogati! Questa cosa sono le canne naturali, tipo Monetargius. Però io non ho capito perché dicono che con queste canne si fa la canna di zucchero. No, quella è un'altra, quella è la canna di zucchero, esatto. Ok. Diverso. Andiamo a vedere che ho qui. Eccolo! La casa di. Della strega! Di Blair Witch! Che porcine! Che cos'è questo posto? Chi c'è? Posso? Posso entrare qui dentro? Prima di cagate assurde, però non è importante. Questa sarebbe una camera mortuoria. Mortuaria. Mortuaria. La bitch al massimo. Non c'è niente. Sono le cose di plastica. Però tutta questa roba è tutta antica. Guardate. Ok. È tutto antico. Pensa che io entro da qui. Vai, entro. Questi qui erano gli armadi ai circa assistenti, lo vedi? Cosa c'è lì dentro? Siamo un pollaio. Ci sono tutte palme. Niente di speciale. Questi qui invece erano gli armadietti. Armadietti? Sì, vedi, c'è scritto assistenti. C'è il tetto, distrutto, sembra tutto bruciato più che altro. Magari c'è stato un incendio, documentati un po' su questa cosa. Ma lega, lì c'è la. Lì puoi entrare. Ah, c'è una presa, ti puoi caricare il telefono. È pieno di pigne in terra. Attacca il telefono, vediamo se funziona. Ah, c'è una finestra lì, figo. Figo qua. Sto crollato. Ah, qui c'era un cammino, c'è il cammino qua. C'è un maialetto. Un cammino. Che c'è?
facile, però le pianelle sono anni 80 e sono colore azzurro di Gesù, il paradiso e il cielo, e il cielo è tutto di giallo come il sole. Ok, e quindi questo colore lo posso perdonare. C'è Saul? Chi è? C'è John? Oh, sono io, e tu qua per aspettare di mi salteggia. Sei qui che mi ti metti la canzone? Che sono delle cose che ho adesso. Incredibile. Sì, è un posto abbastanza abbandonato. Che disastro. Pieno di mattoni. Che matto. Eh? Mattoni. Qualcuno cosa pensa che sia un garage? Sì, un garage. Un piccolo garage. O forse due metri pollaio. Spostatevi! Questo è un vero mistero. Saliamo qui sopra. Questo è pericoloso, vedete? Qui crolla. Sembra assurdo. Quella di mia nonna crolla. Una alla volta, per carità. Quanti oggetti! Oggetti degli anni 60, degli anni 80! Mi sono sbattuto la testa! Guarda! Che male! Ma stai scherzando! Allora, un pentolino! Scarpe da zombo! Da zombo? Scarpe da stile tipo Matteo Montesi, perché Matteo Montesi queste scarpe ce li ha quando va nei posti tipo degli stivali. E i stivali per andare tipo alle fogne a visitare le condotte. Guarda qui, guarda lì, c'è qualcosa, guarda figo. Sì, guardate, dei magazzini, però guardate quante cose c'è, guardate che macello, che vergogna, guardate comune. Questa è una vergogna! Che schifo! Ma come stiamo trattando il mondo? La nostra isola! Ma che schifo! Ma guarda! E cosa qui dentro? Chi c'è? Guardate che schifezza! Guardate. Queste cose è pericoloso. Queste sono, penso che sia quella malattia, come si chiama? L'eternite. No, non sì, eternite. L'amianto. Vabbè, l'amianto. Togliamo questa bottiglia perché per qui non ci fa niente. Siamo nel continuo della casa. Picasso. Qualcuno ha disegnato che cazzo ha sulla e non è male questo. È strano. Max Leiber di Luis. Max Lux Dux. Vabbè. Okay. Funziona. Ah, poi. Sì. Funziona. Qui c'è la gente murata. E qua dove siamo arrivati prima? Ah, c'è il water. Se non colpisce. Sì, veramente. Comunque andiamo a visitare un altro posto, però prima di visitare il posto, prima di fare una bella pisciata, che è molto importante per la nostra natura e del nostro... Allora, fai un cesso, fammi un po' pisciare, con cesso! Vai! Oh. Ah, sì! Finito!
andiamo subito a esplorare un altro posto, che sarà lì, sicuramente lì a fianco. Vai, Desio! Regimento contrario, guardati, padrimo, torri da nana, palide di 2020, GU2UE, ma che è un manicomio? Qualche malato di mente ha scritto questa cosa. Maria Glare, 19, Elio, Apina, a 19. Questa è la cappella di Maria Vergine, la Madonna. Chi ci abiterà? I morti. I morti? Ma cos'è? Una tomba? No, una cripta. Ah, una cripta. Perché hanno anche tentato di entrare? Sì, si può entrare, non ci posso credere. Ah, devono essere cose che mettono le suore, i fratti. Grazie Madre Terra, grazie Dio. Questo penso che sia il piccolo paradiso terrestre. Che bello. Guardate, qui siamo nel reparto della natura che c'è qui a fianco al Monte Claro. Perché diciamo che siamo arrivati proprio nella sua proprietà. Infatti guardate che bellezza. Siamo in primavera, ma invece siamo a dicembre. Guardate che antenne di merda! Inquinamento totale! Siamo tutti guarda, impadroniti su questo mondo di antenne, di scie chimiche, di quelle base nucleare, la Saras e tutte quelle cagate che fanno con il petrolio. E basta! Il mondo si deve evolvere solamente di energia elettrica, solamente cose che non inquinano. La torre distrutta. C'è anche una scala, ma è molto pericolosa salirci. Guardate, non c'è niente di particolare. Ragazzi, siamo arrivati dentro il reparto di Monte Claro. Se notate, questo è il parco dove tutti i ragazzi vanno ad allenarsi. Tutti i cartelli. È molto carino come parco. Ragazzi, adesso faccio questa piccola addestramento investigativo. Devo riuscire ad arrivare fino a lì, sarò un perfetto esploratore di miseri Sardegna. È già caduto. Perché scivola. Adesso sarà utile. Sembra Lara Croft in Tomb Raider. Ah, è già caduto. No. È possibile. Simulazione di terremoto. Guardate ragazzi, io il terremoto lo potrei farlo qui, perché qui in Sardegna non ci sono terremoti, ma qui sì. Oh,
Va bene. Tipo Bambo Elio. Bambo Elio. Insomma, quella è questa è l'Ula Lop. Ula Hoop. Ula Hoop. Ula Hoop. Ula Hoop. Ula Hoop, non mi ricordo. Adesso dobbiamo scendere. Io chiudo qui questa produzione perché non ci sono altri posti abbandonati e quindi io qui sono finito nel reparto il Montaclaro. E quindi adesso io vi dico solamente questo: se vi è piaciuto il video mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale Andrew Pepe, esploratore di misteri Sardegna, e ci vediamo alla prossima produzione ragazzi, perché sicuramente avrò una produzione molto importante che a voi vi piaccerà. Mi sta pigliando scalloni, sì, qua. Le galline in ritorno. Sì. E quindi stavo dicendo. E quindi ci sarà una grandissima produzione video. Basta! L'ho finito. Quindi, stavo dicendo, la produzione B. Ok. Quindi, stavo dicendo, la produzione video che farò ad Ops Novas. Sì, e ci sono anche lui. E quindi ci vediamo alla prossima posizione ragazzi, direttamente a Tubus Novas, se va tutto bene, ok ragazzi? Allora ci vediamo alla prossima posizione, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima posizione, vai! Let's go!